in fase di allineamento, sbotta di galoppo. Partiti. Si avvantaggia subito dall'esterno Lecholz che va numero a condurre. Uno, Montecatini al comando, seconda posizione ancora per Montecatini con Nottola, mentre in terza cerca di resistere Mexès. Parte però molto bene Imbroli SM che va terzo in corda dopo 200 metri in 15-2. Così Lecholz, Nottola, Imbroli SM. Ancora Mexès e gli altri. Primi 200 in 15-2, quarto iniziale per Lecholz che se ne va nell'ordine del 34. Un altro 15-2. Primi 4 abbastanza avvantaggiati sul resto dei concorrenti. Due di Montecatini al comando, poi Cesena in terza posizione, ancora Montecatini in quarta. Vediamo il completamento dei 600 in 46-8. Cerca di moderare l'andatura ora Lecholz, Nottola in seconda posizione, poi Imbroli e SM, che rimane in terza posizione alla corda avanti a Mexès. Più indietro c'è il tentativo di progressione di Lilla Spin, ma è ancora lontana dai primi. Intanto gli 800 in 1, 2 e 7, sensibile rallentamento nel secondo quarto, muove a questo punto Imbroli SM. Alberto Servidei lo lancia all'esterno di Lecholz e Riccardo Magrini, e alla testa del chilometro passa in vantaggio, secca la progressione di Imbroli SM, 1.18.5 il passaggio ai 1000 metri, prende subito due lunghezze. Imbroli si distacca in avanti con Alberto Servidei, che a 400 dalla conclusione prende quattro lunghezze abbondanti e se ne va in fuga verso la vittoria. Imbroli SM per l'ippodromo di Cesena, inseguito ancora da Lecholz e gli altri più discosti. Completamento della piegata, 14.7 la frazione. Imbroli SM si distende in arrivo e conclude netto vincitore da favorito Imbroli SM, suo partner Alberto Servidei. Al secondo posto finisce il numero 6 Lecholz, al terzo con buon finale è il numero 3 Legolas Baba a regolare gli altri. 1.16.4 il buon ragguaglio al chilometro per il vincitore Imbroli SM. Cesena quindi al primo e al terzo, secondo, quarto e quinto invece Montecatini. Comanda Cesena dopo la prima tappa, il ritorno il 23 agosto a Montecatini.